grazie per essere venuti qui, intanti, variegati, colorati, eccetera, eccetera. Allora, io ho l'onere, ho l'onore, no, più l'onere, che l'onore no, sto pensando, di tirare un po' le fila della serata dal punto di vista pratico, logistico, un po' per coordinare i vari tipi di interventi. Allora, questa è l'assemblea, come avete visto nella presentazione che avrete ricevuto, come avete visto in giro, in cui la Casa dei Beni Comuni di Belluno, che è questo laboratorio nato un annetto fa circa qua a Belluno, che ha diverse anime, qualche mese fa abbiamo presentato un progetto elaborato, che trovate le copie, avete possibilità di consultarlo già direttamente voi, in cui questa sera presenteremo questo progetto e abbiamo l'opportunità di confrontarci con il sindaco Jacopo Massaro, grazie per essere qui sindaco, e confrontarci e avere la possibilità di che questa elaborazione prosegua nel suo percorso. La serata si struttura in questa maniera, ci saranno degli interventi dell'istituto, dei Blitz che ci ospita, farà un paio di interventi per presentare e narrare la loro storia, il loro percorso, dopodiché Blitz che è una parte, è un componente come tante altre persone che fanno parte della Casa dei Beni Comuni, presenterà appunto il loro percorso, dopodiché altre anime della Casa dei Beni Comuni, ci saranno quattro interventi in cui si toccheranno diversi ambiti del progetto stesso, il progetto stesso è anima oltre che percorso della Casa dei Beni Comuni. Dopodiché ci sarà un breve video di presentazione di un progetto esistente al quale noi facciamo anche riferimento come esempio. Dopodiché la parola passerà al sindaco, che ci esporrà la sua visione. Dopodiché, ovviamente, siete tutti invitati ad intervenire, cercheremo di modularlo nei tempi più contenuti possibile, in modo tale che si dia l'opportunità a tutti di avere l'opportunità di confrontarsi. Cerchiamo di rimanere non nei tempi iperdilatati. Per cui via. Prima parte Lorenzo. Io dico due cose, intanto vi ringrazio a tutti di essere qua e lo dico senza alcuna retorica, nel senso che non è mai scontato fare degli eventi e costruire delle modalità che portino gente. Per me, come per tanti che sono uno degli attivisti che tiene aperto questo posto qua, vedere le assemblee come quelle di questa sera è già un ottimo risultato. Poi questa sera ho un ruolo quello anche più sfigato o più fortunato a seconda dei punti di vista. Questa sera siamo qui a dire che questa, in cui ci siete tutti, sarà probabilmente l'ultima, se non una delle ultime, assemblee che faremo qui dentro. Perché oggi lo diciamo pubblicamente, questo spazio, il Blitz, che è nato 5 anni fa ormai, chiuderà. Questo lo diciamo con la sicurezza di chi ha già mandato la raccomandata al proprietario dello stabile. E abbiamo deciso di chiudere il Blitz. Lo spazio Blitz, quello spazio che tanti di voi hanno costruito e fatto vivere in questi anni, chiude. Chiude tra un mese, il 9 di marzo, ufficialmente sarà la nostra ultima serata pubblica, dopodiché il Blitz finirà la sua storia. Che è una storia strana, è una storia che, giuro non vi romperò le scatole per più di pochi minuti, non farò un pippone retorico su quanto è stato bello stare con voi, sarò stretto e sulle cose che forse ci interessano. Abbiamo fatto 5 anni qua dentro. 5 anni di un'esperienza che è riuscita, e parlo dal punto di vista di uno di quelli che c'è stato dentro e che ho visto tanti di voi farlo vivere in vari aspetti, è riuscita a produrre tanto, perché noi chiudiamo qui con una storia, uno scontrino alla fine veramente interessante, perché abbiamo visto che l'altro giorno abbiamo fatto circa 250 weekend di apertura di questo spazio qui.
che vuol dire all'incirca 300-400 eventi in 5 anni, che hanno variato sostanzialmente in 3 aspetti: musica, cultura e politica. Allora, siccome è l'ultima sera, e ripeto, non voglio essere retorico, cito solo 2 cose, giusto per ringraziare anche poi materialmente, che è una cosa che non ci capita mai di fare, chi ha creduto in un progetto di questo tipo, chi con la sua, col suo tempo, col suo sforzo, ha fatto vivere uno spazio sociale a Belluno. La musica, pensiamo ai compleanni che abbiamo fatto col Blitz, una risposta alle politiche di Prade, il nostro compleanno è sempre stato un evento politico. Noi abbiamo avuto centinaia di musicisti e di gente che produce cultura, scrittori, qualcuno qui, Francesco, e tantissimi musicisti che vedo qua dentro, che hanno suonato qui, e forse l'ultima promessa che potrebbe fare Berlusconi è di rimborsarvi tutti i cachet che non vi abbiamo pagato noi. Quello forse ci guadagnerebbe qualche voto, perché qua bisogna anche dire questo, non si può dare per scontato. Noi abbiamo lavorato con dei professionisti tantissime volte, e l'hanno fatto non perché siamo belli o siamo bravi, ma perché credevano in un progetto. L'altra cosa, la cultura. Devo dirlo, non ringrazierò nessuno, a parte Francesco che è qua per far comodo, fare un po' lo sviolinatore. Gli altri non li ringrazierò, perché sono tanti quelli che dovrei ringraziare a nome di tutti noi e a nome di quello che hanno fatto. Ne ringrazio 2 che non ci sono più, che sono morti, perciò non li sto incensando e non se ne vorranno male gli altri. Uno è Stefano Tassinari, che è un grandissimo scrittore e che mai ringrazieremo abbastanza per tutto quello che ha fatto per questo posto. L'altro è Loris, e lo cito solo per citare tutta quella cultura bellunese che ha dato una mano per questo spazio qui, che ha fatto eventi qua dentro, che ha fatto eventi fuori, ma che sono nati qua. Politica, 2 cose velocissime. Qua dentro ho visto passare decine di assemblee, alcune che non hanno portato un cazzo, si pensi alla nostra, battaglia sempre con Loris Tormen contro le antenne di Novara, è una battaglia veramente di una quasi imbarazzante, che abbiamo perso. Le richieste di antenne sono ormai una cosa all'ordine del giorno. L'altra cosa è la grossa opposizione che insieme a tantissimi poi di quelli che sono qua stasera abbiamo fatto al governo Prade, e questo ci tengo a dirlo, perché questo posto nasce 5 anni fa. Nasce però un progetto 6 anni fa, che nasce da 2 occupazioni, che sono stati un gesto che comunque abbiamo sempre rivendicato come l'atto di nascita di un processo che a Belluno ha portato una cosa che era inimmaginabile. Cioè, la cooperazione portata sulla materialità, il fatto di avere un posto, di tastarlo, di avere delle casse, di avere voi dentro questo posto questa sera, beh, per noi significa che se uno vuole si può fare, si possono fare cose interessanti a Belluno. E soprattutto la cosa che sono qui a fare è a ringraziare tanti di voi che ci hanno cagato. Ma Jacopo anche era un consigliere comunale con il quale ci siamo conosciuti lì, in un consiglio comunale, con voi vi abbiamo conosciuto sulle cose che abbiamo fatto. Ci sono pochi rapporti di amicizia, mia madre, vabbè, questo è, però con tanti di voi invece le relazioni che in una città come questa sono anche lì materia spendibile, in quello che noi proporremo questa sera insieme ad altri. Là io devo ringraziare tanto anche una città che ci ha accolto, con cui è stato possibile lavorare, si è dimostrato che è possibile fare uno spazio sociale A, che per me già era impossibile, B, farlo in centro senza fare le guerre. C'è qualche nostro vicino di casa presente che può confermare che nell'assemblea, perciò vuol dire che si è fatta una gestione che si poteva fare anche in questo. È che chiaramente si è esaurito un ciclo, cioè quello che si poteva fare qua dentro l'abbiamo fatto. Penso, non so se bene o male, non sta a noi giudicare e non vogliamo tornare su quello che abbiamo o non abbiamo fatto. Sappiamo però che è veramente finito un ciclo, nel senso che già l'assemblea di questa sera è l'ennesima dimostrazione. Le prime assemblee del comitato Acqua Bene Comune che abbiamo fatto qualche anno fa ci potevano stare, adesso non siamo più il posto adatto a tenere dentro questo. Sappiamo anche noi i limiti di questo spazio e di questa esperienza, che poi vi dirà meglio di me sicuramente Nico. È un discorso finito, anche perché comunque Jacopo qualche settimana fa ha avviato il procedimento per il ritiro delle denunce, e quella che era iniziato un percorso politico come il Blitz, che era iniziato come un atto illegale, con un grosso debito
perché noi abbiamo processi, 23-24 persone legate al Blitz sono imputate in processi per preoccupazioni che comunque vanno avanti. Abbiamo un grosso debito con un comune verso il quale non crediamo di avere portato via niente. Noi siamo qui da 5 anni e da 5 anni facciamo questa attività con tanti di voi, tutta basata sul volontariato, sulla militanza, e non abbiamo mai chiesto un euro a nessun comune. Questo qualcuno di voi forse nemmeno lo sa perché non lo diciamo mai spesso, noi qua dentro siamo spese nostre. Chiudiamo con un bilancio in positivo, nel senso che questo posto si è sempre mantenuto, ha sempre saputo mantenere se stesso senza bisogno di chiederci a noi che già ci facciamo la militanza e a qualcun altro dei soldi per coprire le spese. Si chiude anche per questo fatto qua, finiamo senza denuncia almeno da parte dal punto di vista del comune, e questa è una cosa importante. Non abbiamo debiti politici con un ente con cui noi pensiamo di aver fatto qualcosa in più per questa città, non di aver portato via qualcosa per cui essere denunciati, e oggi siamo più sereni anche perché 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, c'era un sindaco che ha risposto alle prime richieste di un percorso fatto di oltre 40 persone di Belluno e anche fuori di Belluno, ha risposto con una denuncia, con una muratura e con uno sgombero che qualcuno di noi ha vissuto in prima persona. Quel sindaco per fortuna non c'è più, perché sono stati 5 anni del cazzo, scusate il francesismo, in cui la città ha risentito del governo di un sindaco che non aveva idea su quello che era questa città e sulla vita che noi ci facevamo dentro. Sono stati 5 anni anche di resistenza in cui sì, abbiamo fatto, ma abbiamo anche dovuto farci tutto quello che potevamo qua dentro, perché non avevamo nessuna relazione, nessun rapporto con chi governava questa città. Noi oggi speriamo e siamo sicuri di parlare con una persona di un livello diverso di quello che era Prade. Perciò la cosa che dico questa sera, chiudendo questo noiosissimo intervento retorico e ringraziandovi veramente di cuore, sinceramente, per quello che avete fatto, il Blitz chiude. E la nostra, quello che abbiamo messo su questa città sicuramente non finisce oggi, non finisce qui. Oggi siamo noi ospiti di una serata che è organizzata da un collettivo che è diverso da noi. Questo deve essere molto chiaro, deve essere chiaro a tutti. Il Blitz finisce oggi. Adesso vi spiegherà politicamente la questione, ma questo spazio finisce oggi. Lo facciamo serenamente, lo facciamo con sorriso in bocca, speriamo oggi. È arrivato serenamente. Hai visto? La mia democristianità. No, aggiungo solo due robe, sono brevissimo. Non solo oggi chiudiamo l'esperienza, ufficialmente l'esperienza del progetto dello spazio sociale, però anche formalizziamo ufficialmente lo scioglimento del collettivo Blitz dal punto di vista del soggetto politico. Una cosa che per quanto ci riguarda avevamo già fatto in maniera informale circa 2 anni fa, non l'avevamo mai fatto pubblicamente perché non c'era stata l'occasione. Ma lo facciamo con serenità, perché comunque noi da 2 anni ci siamo sciolti dentro una realtà che è quella di una comunità che si è costruita in difesa di beni comuni di questa provincia. Noi dentro questa comunità ci siamo già sciolti portando le nostre caratteristiche, portando la nostra, anche il nostro livello, piccolo livello organizzativo di struttura di servizio di queste battaglie. E però oggi diciamo anche ufficialmente, non come collettivo Blitz non esistiamo più. Cosa faremo? Faremo sostanzialmente 2 cose. Uno dal punto di vista cittadino, che già anche questo è un percorso che va avanti da qualche mese, è quello di aderire a questo progetto, a questo nuovo percorso che è la Casa dei Beni Comuni a Belluno. Per quanto riguarda invece il contesto più allargato, cioè quello della provincia, del territorio bellunese, passato questo momento elettorale che ovviamente non lascia scampo a ragionamenti di lungo termine, abbiamo deciso di farci promotori, assieme a chi lo vorrà, di costruire un soggetto provinciale territoriale che dia forma a quella comunità, che è la comunità dei beni comuni, che in questi anni ha portato avanti percorsi in difesa dell'acqua, sulle questioni della mobilità, sulla questione dell'agricoltura, e quindi ci impegneremo su questo fronte, mettendo a disposizione quello che in questi anni abbiamo prodotto, la nostra struttura, i nostri mezzi, strutture importanti che stanno prendendo anche piede in maniera sempre più importante e anche radicata, come per esempio il progetto di Belluno Più, che è un progetto importante perché è un progetto di informazione indipendente dal basso, che sta avendo degli scontri
positivi oltre le nostre aspettative. Quindi il secondo passaggio che volevamo formalizzare questa sera e per cui abbiamo deciso di fare questa assemblea qui dentro sapendo che eravamo scomodi, e quindi vi ringrazio anche del fatto che starete qui, sopporterete, però era, la nostra volontà era anche simbolica di chiudere con voi, con le persone che hanno animato questo posto, il collettivo Blitz, il progetto Blitz, di chiudere proprio da qui dentro. Per cui sciogliamolo definitivamente il nostro progetto, rinunciamo alla nostra identità, e perché speriamo che questo aiuti anche, contribuisca al dibattito all'interno dei movimenti che ci sono in questo territorio, che anche loro facciano altrettanto e si vada verso la costituzione di un soggetto unitario che per noi è la vera sfida all'altezza dei tempi. Ok. Tra l'altro nei giornali il giorno scorso è uscita questa cosa, che questo progetto che mi ha presentato era un progetto di richiesta del, tanto per dire l'informazione attendibile, era un progetto di richiesta del Blitz come spazio. La conferma l'avete avuta dalle parole di due dei militanti del Blitz, è proprio opposto, nel senso che è una cosa molto più ampia e molto più trasversale, e proprio per questa trasversalità vogliamo continuare a ribadirla e sottolinearla, perché bisogna uscire da schemi precostituiti che è comodo a volte dare, perché è facile dare un codice semplicemente perché vabbè allora è il Blitz, che è la logica proprio sbagliata, perché questa è quello che stiamo cercando di costruire è proprio una cosa di apertura alla città, ad un laboratorio che sia aperto a contaminazioni diverse, che proprio non abbia un codice predefinito. Okay. Non so se qualcuno di voi lavora per il Gazzettino Blitz Muso. Ok. Comincia Vigio, che farà un'analisi proprio del percorso della Casa dei Comuni Volontari per contestualizzare questo percorso. Allora, innanzitutto buonasera, a me il ruolo di traghettatore, quindi una rinnovata buonasera, questa volta da parte della Casa dei Beni Comuni, che è appunto... Sono alto uguale. è una guerra di massimo. Allora, innanzitutto buonasera, ringraziamo il sindaco e anche la cittadinanza che dimostrano un certo gusto verso il perturbante venendo qui, visto che il Gazzettino a proposito ci ha definito estremamente sinistri. Al di là di questo facciamo un po' di cronistoria. Quando è nata e che cos'è la Casa dei Beni Comuni? Allora, la Casa dei Beni Comuni è un insieme di realtà esistenti che già operavano sul territorio, che hanno deciso di fondersi per creare un soggetto altro, ulteriore. Quando è nata? È nata nei mesi scorsi, a fine del 2011, di fronte a quella che si stava profilando essere una campagna elettorale al ribasso, dove ciò che contava era il quantitativo dei voti, ognuno cercava di accaparrarsi delle fette elettorali, quasi la cittadinanza fosse una semplice carne appunto da campagna elettorale. Allora noi abbiamo deciso di, con un po' di presunzione, di provare a alzare l'asticella del livello della campagna elettorale, organizzando quello che secondo noi sono i luoghi più propri della democrazia diretta, cioè alcuni incontri in cui abbiamo discusso con gli allora 9 candidati sindaci su vari temi che hanno a che fare con appunto i beni comuni che sono l'acqua e quindi l'ambiente in un senso più esteso, che sono la cultura e quindi partecipazione e socialità, beni comuni che sono anche un insieme di tentativi di far fronte a questa crisi attanagliante in una maniera diversa che non è quella della speculazione. Quindi se il Blitz ha conosciuto Jacopo quale soggetto è Jacopo, il consigliere comunale del Partito Democratico, noi come Casa dei Beni Comuni abbiamo iniziato il nostro rapporto di conoscenza con il candidato sindaco Jacopo Massaro. Ora abbiamo la possibilità e la fortuna di chiacchierare con il sindaco Jacopo Massaro. Dunque, questo è un primo passaggio. A margine di questi incontri elettorali, la Casa dei Beni Comuni ha organizzato vari eventi che hanno avuto a che fare con la cultura, presentazioni di libri, non sto qui a elencarli. Ovviamente noi abbiamo continuato a discutere tra di noi. La nostra è un'assemblea, è uno spazio comprensivo, è uno spazio aperto, pronto a
arricchirsi grazie ad altre realtà. In questo tentativo di arricchimento abbiamo cercato di guardare la città, guardarci attorno e abitarla nella maniera più viva possibile. In questo contesto, si è palesata la possibilità di un ragionamento da proporre appunto all'amministrazione comunale quando non era chiara la destinazione che avrebbe avuto lo spazio giovani, che per intenderci è l'ex scuola di Borgo Prato, perché era chiaro che sarebbe scaduta con il 31 dicembre 2012 la convenzione con la cooperativa che la gestiva e non si sapeva cosa sarebbe accaduto di quel luogo. Allora, in virtù di questa possibilità abbiamo lavorato alla stesura di un progetto. Abbiamo lavorato alla stesura di un progetto dopo un incontro preliminare con l'amministrazione in cui abbiamo discusso le possibilità o meno di interesse da parte dell'amministrazione stessa nei confronti di questo progetto. Questo incontro è avvenuto attorno al 20 di settembre, adesso non mi ricordo la data esatta, però eravamo in quell'orizzonte temporale. Il progetto ufficialmente è stato presentato il 17 di ottobre. Ecco, il nostro progetto però era un progetto di gestione, per così dire, ideale, permetteteci il termine, nel senso che noi avevamo intenzione di proporre appunto un modello di gestione basato su un'assemblea che discuteva, che avrebbe discusso e condiviso le scelte di gestione, cioè sostanzialmente l'abbattimento dei muri che ci impongono di essere o utenti o amministratori, tra virgolette, e creare un orizzonte di partecipazione. Ecco, quindi il nostro progetto non è fossilizzabile sullo spazio giovani, è un progetto, come detto, di gestione di uno spazio. Detto ciò, come intendiamo noi lo spazio? Lo spazio è inteso, e siamo qui anche a parlare di questo, è inteso in maniera strumentale, cioè lo spazio non è un fine in sé da occupare. Abbiamo occupato lo spazio, possiamo fare le nostre cose. No, questa è una logica totalmente estranea a noi. Lo spazio è un mezzo per raggiungere una finalità più alta. Ecco, qual è il fine? Il fine è l'apertura alla città, fa sì che questo sia uno spazio scambievole in cui i cittadini ci entrano, ci escono, ma non, ripeto, da consumatori, ma da partecipanti attivi. Mi viene in mente qualche mese fa il collettivo di scrittori bolognese Booming scrisse che gli spazi non servono a niente se non ci riappropriamo anche dei tempi. Ecco, proviamo a pensare gli spazi e i tempi assieme. Proprio in questo senso, allora, la necessità strumentale di uno spazio è essenziale. Quindi siamo qui a fare cosa? Siamo qui a discutere, a esplicitare alla cittadinanza nuovamente questa nostra prospettiva di gestione. E direi che con questo concludo. Proprio questo episodio di uno spazio attraversabile, rinnovo questo invito che era più o meno esplicito di Pigio, che è una cosa attraversabile è fatto apposta per accogliere anime diverse, e in questa sua diversità appunto una componente, per esempio, è la componente di autoproduzione artistico-musicale e di creazione, e da questo punto di vista la Cinzia ci illustrerà una parte del progetto, di cosa significa questo percorso di autoproduzione. No, però sono già in piedi. No, perché non mi riconosce la Cinzia, sono quella che c'è. Una delle inquiline appunto della casa di bene comune, collaboro con varie associazioni culturali, piccola dell'estate, che si occupa prevalentemente sull'altro. Dell'organizzazione del contesto digitale sul territorio. Collaboro con un'associazione che si occupa invece di artigianato, quindi la Chiesa di Marambone e Borgo Prato.
e anche con la Lavorare Stanca, che invece è una struttura, una casa discografica, una struttura che si occupa di eventi, di produzione e di eventi musicali. Lavorare su una città come Belluno non è stato per niente facile per noi, ci abbiamo provato anche l'anno scorso, abbiamo organizzato diversi eventi all'interno soprattutto dei locali, del centro storico, chi comunque c'è la più ospitalità. Sono emersi subito i problemi principali rispetto a un luogo che non è nato e pensato per accogliere appunto eventi musicali. Spazi non sempre fruibili, un'acustica più o meno pessima e soprattutto un tipo di pubblico occasionale che non è il pubblico che viene appositamente per un evento, per un concerto, piuttosto il pubblico che magari si trova lì a bere una birra e il fatto che ci sia qualcuno che suona può anche dar fastidio. Quindi ti trovi in una situazione in cui chi viene veramente ad ascoltare un concerto non trovi una situazione ideale per l'ascolto e chi invece magari è lì per bersi la birra che gli dà anche fastidio. Pertanto dopo un anno sinceramente ci siamo anche pian piano stufati di questo sistema. Noi riteniamo, cioè, come Lavorare Stanca abbiamo la necessità anche di trovare un posto adatto ai nostri scopi perché si possa organizzare tutto in maniera più professionale. Inizialmente appunto avevamo il progetto, come diceva Pigio, è stato calibrato sullo spazio giovani perché partivamo da un posto che ci sembrava più o meno già ideale. Lo spazio giovani è una sala prove che molti di voi conosceranno, che hanno sicuramente frequentato, e è importante averla, nel senso che non tutti, sì, non è così scontato averla, quindi pensavamo a come far lavorare bene quel posto lì. Perché lavori bene quel posto lì ha bisogno, secondo noi almeno, anche delle professionalità al suo interno. Professionalità che significa anche la gestione della sala prove in maniera professionale, in modo tale da calibrare anche le utenze. Faccio un esempio, se si rompe un amplificatore o un altro strumento devi avere anche le risorse per sistemarlo e questo lo puoi fare se a tutti fai pagare il giusto, nel senso che i ragazzi molto giovani magari fai pagare una sciocchezza, chi ha un lavoro e se lo può permettere puoi far pagare qualcosina in più in modo tale da avere un gruzzolo che se ti si rompe qualcosa lo sistemi. In più le competenze che può avere un'etichetta, seppur piccola come la nostra, comunque produce una media di 2-3 CD all'anno, sono anche quelle di poter dare ai giovani, o comunque a chi si approccia inizialmente alla musica, la possibilità di capire come si produce o si autoproduce un CD, i metodi di registrazione, come lavorare affinché la promozione sia efficace per farsi conoscere, quindi quelle cose magari legate alle major, ai contratti discografici. Pertanto il nostro apporto eventualmente in questo progetto sarebbe di tipo tecnico, cioè noi mettiamo a disposizione gratuitamente in parte, insomma dove c'è permesso, le nostre competenze per far sì che questa cosa pian piano, perché riteniamo che comunque se c'è una collaborazione che parte dall'interno insieme a chi effettivamente fruisce degli spazi e a qualcuno che magari quell'ambiente lo conosce già, pian piano si possono creare dei nuovi progetti e anche dei nuovi eventi. Sarebbe molto bello riuscire in un posto così a creare gli eventi con i ragazzi stessi o comunque chi ama la musica, chi ha voglia, cioè noi ci occupiamo di quello, quindi parliamo di quello. Che altro dire? Boh, mi sembra che ho detto tutto. Mi sono dimenticato la metà. No, mi sembra di aver detto tutto, nel senso che fino adesso Belluno non è vista, anche a livello, cioè noi ci occupiamo di promozione delle band anche con cui lavoriamo, quindi nella cartina diciamo dell'Italia Belluno non viene considerata a livello di palco musicale. Ci piacerebbe che questo avvenisse anche perché avere un posto dove ti chiamano per venire a suonare pian piano fa inneschi una rete virtuosa che fa bene ai bellunesi e fa bene anche agli altri, quindi noi la direzione che vorremmo prendere da questo punto di vista strettamente musicale. Lascio la parola a... Il progetto politico ha anche delle sostanze che sono fatte di pratica.